Buongiorno a tutti. Allora, sono Vittorio Spano, presidente della banda musicale Fubinese e sono contento di vedere un pubblico così numeroso a questo spettacolo degli allievi del nostro corso di musica, iniziato nel gennaio del 1915 e condotto dal nostro maestro Giuseppe Volpe. La banda musicale Fubinese. A 2015, sì, scusate. Purtroppo l'emozione è molta e allora si fanno alcuni erroracci. Allora, la banda musicale Fubinese ha sempre svolto i corsi di musica sin dalla prima fondazione nel 1988, con l'obiettivo di inserire nell'organico della banda dei musicisti. A partire da questo corso, però, abbiamo inserito un elemento di novità. Siamo riusciti a riunire tutti gli allievi del corso in una formazione giovanile e stiamo portando questa formazione in giro per i comuni qui attorno per promuovere il nostro corso di musica, ma soprattutto per far suonare questi bambini insieme e davanti a un pubblico. Questo è il loro terzo spettacolo, dopo il saggio di fine anno del giugno dell'anno scorso a Fubine Monferrato e la festa di Natale a dicembre a Montemagno. Io non vedo l'ora che finalmente entrino a far parte della banda. Ringrazio le mamme, i papà che hanno sempre portato i loro figli alle lezioni del corso. E ovviamente ringrazio il nostro maestro che insegna la musica con grande impegno e pazienza. Infine, questo spettacolo non sarebbe stato possibile senza l'accoglienza da parte di Don Mario, che ci ha messo a disposizione l'oratorio di Don Bosco. Naturalmente la banda è onorata di accompagnare la processione religiosa della Madonna delle Allegrezze di domani sera. Abbiamo pensato di dedicare questo evento a Claudio Mercadini, un cittadino di Cornieto che è stato membro della banda e che è mancato nello scorso anno. Ne avevo parlato con Domenico Dorato solo un paio di mesi fa e lui era entusiasta di ciò e non vedeva l'ora che arrivasse oggi. Ebbene, oggi purtroppo non c'è neanche lui, Domenico. E io non avrei mai immaginato che avremmo dovuto aggiungere il suo nome a quello di Claudio Mercanile tra le persone da ricordare oggi. Nonostante la sua scomparsa prematura, abbiamo comunque deciso di andare avanti nell'organizzazione di questo spettacolo, perché questo era ciò che voleva lui. Lui era sempre allegro e sorridente, è sempre pronto a incoraggiare le nuove leve della banda. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto con gli allievi del corso di musica della banda musicale Fubinese.